adesso si vola nel girone azzurro. Sì, hai detto bene, partita da vincere in qualsiasi modo. Siamo partiti un po' contratti, un po' nervosi, perché comunque era una partita che per noi contava molto. Poi diciamo in qualche modo siamo riusciti a prendere quel divario nel terzo quarto che ci ha permesso poi di controllare un po' la partita. No, ovviamente siamo contenti, però adesso insomma abbiamo altre motivazioni, abbiamo la possibilità di fare playoff e comunque di dare anche, diciamo, tra virgolette, un senso a questa stagione difficile. Quindi vogliamo prepararci bene, giocheremo contro tre squadre forti, tre squadre molto impegnative. Però adesso insomma è il momento in cui si gioca sul serio, quindi è il momento in cui vengono fuori anche le vere squadre. Noi vogliamo giocarci le nostre chance. Conosci bene anche il girone verde, troveremo Mantova, Piacenza e Trapani, tre squadre forti, come dicevi. Cosa dobbiamo aspettarci? Partite dure, partite toste, ci giochiamo i playoff, quindi immagino insomma le conosco, sono squadre che hanno tanti giocatori esperti, quindi saranno sicuramente partite impegnative, dovremo far valere il fattore campo, sarà importante non perdere punti in casa e cercare ovviamente di fare qualche colpo in trasferta. Però adesso intanto per stasera, per questo viaggio di ritorno, ci godiamo questo momento, poi da domani iniziamo a pensare anche alle squadre dell'altro girone. Anche perché dopo una stagione con tutti i problemi, tutte le vicissitudini che abbiamo dovuto affrontare, anche un premio per voi e per tutti coloro che lavorano nel mondo biancorosso. Sì, un ulteriore premio sarebbe la qualificazione ai playoff, quindi insomma secondo me non dobbiamo ritenerci soddisfatti. E adesso abbiamo un nuovo obiettivo, no? Questa sera avevamo questo obiettivo, adesso davanti alla nostra strada ne abbiamo un altro. E quindi dobbiamo cercare di farci un altro regalo e di fare un altro regalo ai nostri tifosi, alla nostra città, e di provare a raggiungere questo obiettivo.